La prima volta che Diego mi ha mandato la demo del suo brano, prima ancora di schiacciare play, la prima cosa che ho pensato è: speriamo mi piaccia. Perché se è già difficile fare un video di una canzone che non ti piace, è ancora più difficile dire a un amico che non ti piace il suo brano. E mi sono bastati i primi 20 secondi per capire che non era una canzone, era un urlo di volontà e di energia che poteva trovare il suo sfogo solo con delle immagini particolari. In questo mondo fragile che fa rumore. È difficile che una canzone che non hai mai sentito ti piaccia subito, e io ho cercato di farlo di ascoltarla nel modo più distaccato possibile, perché è Diego, perché lo conosco fin da bambino e perché quindi mi deve piacere. Invece no, ho detto ascoltiamola come ascolterei qualunque altro artista. Ho intravisto in quella canzone un urlo liberatorio che mi ha confermato essere tale. E ho pensato, devo chiamarlo e gli devo dire subito delle idee, e perché l'enfasi con le quali racconterò a lui queste idee sarà l'enfasi che spero possa permeare anche in lui e partire con un'idea condivisa. Diego è un musicista straordinario e ha suonato e suona tanti strumenti, e per lui è particolarmente ovvio avere la prolunga del suo braccio che si trasforma in uno strumento a corde. Tuttavia io in questo video ho visto Diego come cantante e avrei subito proposto a Diego infatti di abbandonare qualunque strumento, perché non era secondo me il Diego bassista o il Diego chitarrista che doveva trasparire qui, ma doveva essere il Diego libero di urlare al mondo che questa era l'ultima volta. E ne è uscito un Diego Polli che non è il Diego Polli che tutti sono abituati a vedere. Ne è uscito l'uomo, ne è uscita una certa fragilità e allo stesso tempo un'energia enorme che sarebbe stata limitata nei movimenti sulla scena proprio da uno strumento a tracolla. Ho pensato ad Alice, mi è sempre piaciuta l'interpretazione molto genuina che Alice mette nei suoi lavori, e ho pensato a lei per delle scene non particolarmente difficili, perché non ho mai pensato a qualcosa di troppo interpretativo per la sua parte. Eppure nella semplicità che questa parte rappresenta c'è un'enormità di talento e di competenza di questa ragazza nel tirare fuori fisicamente quello che la canzone racconta. L'idea è proprio quella di far provare al pubblico non solo quello che Diego ha provato nel suo periodo della vita raccontato in questa canzone, ma quello che la stessa Alice può trasmettere con l'espressività, con i movimenti, con le lacrime vere che ho visto con i miei occhi tirare fuori da un momento di grande energia durante le scene del video. Partiamo da un presupposto: quando hai carta bianca è più difficile perché puoi fare tante cose e puoi sbagliarne tante. Quando Diego mi ha chiamato mi ha detto: non ho nessuna idea di come creare questo video perché ho rifatto il testo più volte e secondo me ha poco senso anche il testo stesso, cosa assolutamente non vera, perché secondo me ha una potenza quel testo insieme alla musica mai visti prima personalmente. Ogni immagine, secondo me, di questo video riprende qualcosa di importante. Una delle preferite, se vogliamo chiamarle così, è data dall'apertura di questa scatola, che come nel video ha dentro la luce, che va a togliere le nubi e tutto quello che è la difficoltà nel vedere oltre quando ci sono i problemi, quando non si vedono vie d'uscita, e la ricerca della luce su
tanti fronti è quella che andiamo a fare tutti, la differenza è poterla trovare, e questa scatola che si apre è una scatola che urla che finalmente ce l'ha fatta e racconta che Diego è uscito da qualunque fosse il suo turbamento e che è nato probabilmente come uomo nuovo, e questa scatola secondo me lo racconta molto bene. È stato scelto il Teatro delle Muse qui in provincia di Bolzano perché era la location più vicina, ma era anche la location che più si avvicinava a quello che da tempo avevo in testa. Era veramente da tanti mesi che sognavo di realizzare un video all'interno di un teatro vuoto che potesse esprimere tanto spazio libero, un pubblico inesistente e un dialogo con se stessi. Abbiamo ricreato una sceneggiatura che ha dei palesissimi riferimenti ad Alice attraverso lo specchio per più motivi. Uno, perché la stessa Alice nel Paese delle Meraviglie più conosciuto ha dei momenti completamente bipolari di felicità, di tristezza, dove è molto grande, è molto potente, poi diventa molto piccola, e tutto questo destabilizza un po' quello che lo spettatore ha davanti, ed è un continuo domandarsi dove andrà a finire questo video. Qual è l'idea centrale? L'obiettivo è arrivato dove doveva arrivare, creare un qualcosa di talmente ampio da saturare quello che sono le aspettative di tanti modi diversi di vederlo. Comunque è veramente incredibile qua. Non vedi un c***o. Io sto così alla Celentano. Ma si vede la pelatina così? No.